Bentornati ragazzi, sono Giovanni e oggi sono qui per parlare insieme a voi di Milan-Lazio. Di Milan-Lazio, mi trovo qui a commentare Milan-Lazio, la partita appena finita, a calci e pugni è finita, a calci e pugni. Io non ci ho capito un cazzo, non ci ho capito perché mi stavo facendo i cazzi miei, stavo rimuginando sull'ennesima sconfitta per calcio di rigore e a un certo punto ho visto strattonamenti, ho visto giocatori toccarsi da ogni parte, ho visto parolacce volare, ho visto insulti, ho visto di tutto, ho visto di tutto nel finale di partita, ma non ci ho capito niente, ecco. Quindi se qualcuno mi può spiegare nei commenti che cazzo è successo, qual è stata la scintilla che ha fatto scattare la rissa, mi fate un bel piacere, ecco. Anche perché adesso ho un appuntamento, quindi non posso vedermi questi di Sky. Parliamo della partita. Parliamo della partita, ennesima sconfitta della Lazio per un calcio di rigore, come Ferrara contro la Spal, come in casa contro la Juventus. E poi vabbè, ci sono anche altri, vabbè, contro il Torino abbiamo perso 2 punti per un calcio di rigore. Mi ricordo pure lo scorso anno contro la Fiorentina in casa. Niente, è una maledizione, quella del calcio di rigore per gli avversari è una maledizione, è davvero una maledizione. Poi quando ce l'abbiamo noi, il calcio di rigore che può salvarci il culo, come contro la Sampdoria, va tutta a puttane come se nulla fosse, tutto molto bello, molto bello, molto bello, molto bello. Il fatto è che non sono neanche incazzato, non sono, no? Perché, me lo sto chiedendo anch'io, perché non sono incazzato? Perché non sono incazzato? Questa è una bella domanda. Non sono incazzato perché il Lazio, cioè, è stata una partita equilibrata fino alla rissa. Non so chi ha vinto la rissa, però fino alla rissa, diciamo, è stata una partita equilibrata e l'ha deciso un episodio. E un altro gol di Kessié contro la Lazio, ancora, soltanto lui segna contro la Lazio. Durmisi di merda, un rigore che c'era. Il rigore si poteva perfettamente dare, e quindi è per questo che mi viene da dire Durmisi di merda e pezzo di merda anche chi l'ha fatto entrare. Adesso non voglio essere scurrile nei confronti del nostro allenatore, infatti lo dico con tutta la serenità del mondo, però pezzo di merda a lui e chi l'ha fatto entrare. Ecco, tra l'altro Inzaghi ha fatto entrare Durmisi rovinando la partita e poi sono buttato fuori dall'arbitro, che coincidenze, no? Fantastico, meraviglioso, le coincidenze della vita. 2 minuti prima era stato annullato un rigore al Milan. Giustamente, per un fallo di mano che non c'era di Acerbi, perché la mano, il braccio era attaccato al corpo. E poi a un certo punto i giocatori della Lazio hanno protestato per un calcio di rigore di Rodriguez ai danni di Milinkovic. Voglio dire, io quel rigore l'avrei dato, però essendo sportivo, visto che al Milan contro la Sampdoria non è stato dato un rigore identico con il difensore che sfiora il pallone e poi praticamente fa cadere Piontek, diciamo che quello che è successo in questa partita è molto simile, le dinamiche, diciamo, visto che non è stato dato rigore al Milan a Genova. Allora è giusto che non diano rigore alla Lazio, non come noi che fanno come cazzo gli pare con noi, no? E il rigore lo possono dare al Torino, però ovviamente quando succedono delle cose simili, identiche anzi alla Lazio, non viene mai dato il calcio di rigore. Parlando della partita, ragazzi, ovviamente ci siamo mangiati l'ira di Dio, perché noi siamo abituati a mangiarci almeno 10 occasioni a partita. Per segnare un gol dobbiamo tirare 15 volte in porta. Quello che si è vinto da tutte le partite praticamente che abbiamo giocato, a parte contro il Parma, dove siamo riusciti a segnare ad ogni occasione. Nelle altre partite dobbiamo tirare in porta 15 volte per buttarla dentro. Altro palo di Immobile, che poi si è mangiato anche un gol a inizio partita. C'è stata anche l'occasione di Correa che bastava che la toccasse e la buttasse in porta, invece ha tirato alle stelle. E niente, questa è una maledizione che ci porteremo sul groppone fino alla fine della stagione. E poi arriva il rigore, poi arriva il rigore perché noi siamo delle teste di cazzo, siamo, no? Io vorrei un giorno, vorrei perdere normalmente, vorrei perdere una partita per meriti dell'avversario. Vorrei perdere una partita per
Perché non so, perché l'avversario ha fatto un'azione da Barcellona a 10 minuti dalla fine e ha segnato. E magari noi non ci siamo mangiati 800 palle gol. Vorrei perdere una partita così perché davvero ho astinenza. Ho astinenza. Ho astinenza. Quest'anno è successo soltanto al derby e in casa contro l'Inter. Le uniche due volte che abbiamo perso perché meritavamo di perdere, ecco. Niente, non. Rigore, rigore contro la Juventus, rigore contro la Spal, perdiamo sempre per un rigore nei minuti finali. Questa è una cosa che non mi va giù. Del resto, ragazzi, ripeto, partita equilibrata, il Milan vince, la Lazio adesso si trova a meno 6 con una partita da recuperare che si recupererà mercoledì appunto in casa contro l'Udinese che oggi ha giocato una signora partita contro la Roma. Che devo dire? Devo dire una cosa sul 24 aprile. 24 aprile si ripete Milan-Lazio, stavolta per partita valida per la finale, per una finale di Coppa Italia. E lì ci potrà essere una rivincita? Vediamo. Io sto aspettando. Vaffanculo tutti quanti.